tu hai votato, non hai votato, tu sei un cittadino italiano, sei il mio datore di lavoro, oppure tutto devi riprendere, devi incazzarti e dire quello che vuoi. Però hai un altro dovere, oltre a dire, quello di informarti, quello di spegnere la televisione che è una macchina della menzogna, quello di venire qui come hai fatto qui in piazza, quello di partecipare con un gruppo locale e di vedere sul serio quello che fa un movimento di opposizione, perché noi non stiamo al governo. Perché noi le marchette e le schifezze del governo le stiamo, diciamo, come dire, anestetizzando, e valutare perfettamente quello che fa un gruppo di minoranza, perché noi su 630 siamo 100, no, nel senso, non so, al di là che hai votato, non basta, tu devi partecipare, devi far sì che questo paese diventi libero, che non ci siano più infiltrazioni mafiose, che le persone vengano smascherate, bisogna avere pure il coraggio di rischiare la vita, come fa qualcuno, così lo cambiamo in campo. Se tu aspetti che quel che è un movimento che poi per te è tipo la nuova Lega, io credo di avere, di non avere neanche un cromosoma. Oggi siamo a qualche leghista. Bastino 150 parlamentari a cambiare questo paese, scordatelo, è impossibile. Non è il parlamentare da solo in questo paese incancrenito dalla mafia e del malaffare, in cui chi lotta contro questo potere rischia la vita, perché a noi arrivano minacce. Lo so, però l'input c'è, e lo stiamo facendo. Ma se io occupo il tetto della Camera per protestare contro la riforma costituzionale, la violazione, sotto ce l'ho con i romani, no, con la gente della Camera di Agropoli, erano 500 anziché 20.000. È difficile che il parlamentare riesca a sovvertire, diciamo, democraticamente, a buttare giù questo sistema. Ci vuole una risposta popolare che si ottiene grazie alla partecipazione, grazie a questi gruppi locali di eroi, perché qui sono eroi, che partecipano, che si informano, che vanno ai consigli comunali a rompere i coglioni, che si studiano le carte, le delibere, poi ci mandano le notizie a noi in Parlamento e facciamo gli interventi e facciamo gli accessi agli atti e gli atti di sindacato ispettivo, cioè utilizziamo il nostro ruolo per continuare il lavoro che parte da questo territorio. Così ce la facciamo, e secondo me ce la facciamo. Ma speriamo. Cioè, secondo me ce la facciamo. Ricordati sempre che siamo entrati 8 mesi fa e che siamo l'opposizione, per cui le merdate dell'aumento della luce è quello che tu vedi. Senza di noi sarebbero state ancora più alte, però ora non governiamo, noi questo paese lo possiamo cambiare solo se governiamo. Per arrivare al governo dobbiamo prendere non 9 milioni di voti, 15. Secondo me ce la facciamo, ma ognuno faccia la sua parte. Ognuno faccia la sua parte. Io sono con voi. Grazie e tanti auguri.